Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come fare una scritta dorata con l'effetto oro, molto molto bella. Dai, iniziamo. Partiamo con l'apertura di una nuova pagina. L'impostazione che io do è 2000 di larghezza e un'altezza di 1000, una risoluzione di 72. Ora andremo a cambiare lo sfondo andando su Modifica, Riempi, Colore, Nero. Ok, e lo sfondo cambierà. Benissimo. Dopodiché andremo sullo strumento testo, andremo a cliccare in un punto della pagina. Ok, ora andremo a cambiare il nostro font. Voi potete scegliere quello che più desiderate. Io invece vado a selezionare un Trajan Pro. Dopodiché andremo a cambiare il colore. Ovviamente bianco, e andremo a dare una dimensione del font, possiamo fare di 60. Dopodiché, con il tasto Shift, tenendo premuto il tasto Shift e andando sul quadratino, sull'angolino, andremo ad allargare mantenendo quindi la dimensione, andremo a fare la nostra scritta più grande. Ora andremo a duplicare il livello. Dopodiché andiamo a lavorare su questo livello copiato, andando in basso, FX, selezionando uno stile, sovrapposizione, sfumatura. Ora andremo a cambiare il nostro colore della sfumatura. Io lo avevo già creato in precedenza, ma proviamo a farne uno nuovo insieme. Andiamo a cliccare e andiamo su questo quadratino in basso a sinistra e clicchiamo due volte. Andremo a scegliere un colore dorato chiaro. Ok, poi andiamo sul secondo quadratino a destra, andiamo sempre a prendere il nostro colore dorato. E andremo a prendere una tonalità un po' più scura. Cliccare OK. Andiamo a sostituire lo stile con riflesso. E qui poi andiamo su bagliore interno. E andiamo a cambiare il colore. Lo facciamo un po' più arancione. E andremo a cambiare con moltiplica, metodo di fusione moltiplica. Opacità 50%, un po' più arancio. Ora andremo a impostare anche questo valore, la dimensione, andremo a dare un
65%. Il contorno andremo a selezionare questo qui. Dopo aver impostato su bagliore interno, andremo a selezionare smusso ed effetto rilievo. Ora andremo a cambiare la tecnica e selezioniamo scalpello deciso. Daremo una profondità di circa 200, 100, 190, può andare bene, anche 184, insomma dai, più o meno va benissimo. Andremo a dare una dimensione di circa 70-75, va benissimo. Poi andiamo a cambiare il contorno e anche qui andremo a selezionare questa specie di M. Ok. Qui metodo luce, andremo a selezionare invece scolora. Ok. Andiamo a dare l'ok ed ora andiamo a lavorare sul livello precedente. Di nuovo FX ed ora creeremo una traccia. Quindi la posizione esterna, andremo a dare una dimensione di 10, metodo fusione moltiplica, opacità 100 va benissimo, colore sfumatura. Andiamo a selezionare dal tipo sfumatura e andremo a prendere il pattern precedente creato. Io avevo anche gli altri due, quindi vabbè, ne seleziono uno, comunque sono similari, vanno benissimo. Lo stile riflesso, posizione esterno era già impostato e andiamo a fare una traccia di 3. Direi di 3. Ok. E andiamo a cliccare su ok. Ora andiamo di nuovo a creare uno smusso, quindi andremo sulla traccia, di nuovo scalpello deciso, una profondità di circa come nella precedente, quindi intorno ai 170. La traccia lasciamo 5-6, il contorno della superficie andiamo a selezionare questo, e poi facciamo contorno, selezioniamo contorno che prima non l'avete fatto. Ora andiamo sul livello alto, la copia, il livello copia, e andiamo a creare un bagliore esterno. Ok, io l'avevo già impostato, però facciamo finta di non averlo. Quindi andiamo a prendere il nostro colore di riferimento, sempre un po' sull'arancione, diciamo chiaro, quindi ok, e qua andiamo a dare delle impostazioni. Io in questo caso ho messo un'opacità di 31,
metodo fusione normale, e ho messo una dimensione di 73 e un'estensione di 3%. Il contorno ho mantenuto il suo iniziale, che è questo qui. Ok, adesso andiamo a selezionare il livello copia, poi andiamo a selezionare il contagocce, di nuovo FX bagliore esterno, andiamo a selezionare il colore, prendiamo una parte chiara e andiamo a far dare delle impostazioni, andiamo a mettere un'opacità 30, un'estensione di 3, e una dimensione benissimo, quindi allora ho impostato 27 l'opacità, l'estensione 3 e la dimensione 57, nel mio caso mi sembra positivo. Andiamo a cliccare ok. Ora andiamo a creare un nuovo livello. Andiamo a selezionare il pennello. Col tasto destro sulla parte nera del foglio facciamo clic, apriamo la finestrella, andiamo in alto a destra su questo bottoncino, apriamo il menu a tendina e andiamo a selezionare ripristina pennelli, aggiungi. Poi andiamo a selezionare tratteggio 1, che è, adesso la vedrete, andiamo a dare una dimensione, ecco questo simbolino qua, e andiamo a dare questo effetto. Molto carino, molto carino. Ok. Bene, direi che la scritta è riuscita. L'effetto è bellissimo e vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia stato utile e ci si rivede al prossimo video.